Tergiversare. Voce del verbo tergiversa. Tergiversai. Io tergiversai. Tu tergiversasti. Tergiversasti. Sì. Vabbè. Buongiorno a tutti. E buon meraviglioso venerdì. È arrivato il fine settimana. Io lavorerò ancora venerdì, cioè buon venerdì a te, ovviamente come sempre sai che io sono avanti, perché altrimenti se è venerdì non riesco a far uscire il video venerdì alle 6. Comunque, però ancora 2 giorni di lavoro per me e poi arriva il weekend e poi prepariamo le valigie, valigie, insomma. Quando ho fatto i biglietti ho fatto uno la scelta più economica, due mi sono proprio voluta mettere alla prova, nel senso che nel biglietto non ho messo il bagaglio, quindi ho solo il bagaglio a mano che deve essere 20x30, insomma uno zaino da scuola per intenderci, e sicuramente ci farò stare tutto, sicuramente, perché ho pensato tuta, la mia solita e unica che ho, quella bianca, che utilizzo per il viaggio sia per l'andata che per il ritorno, che utilizzo anche per stare lì. Praticamente per 3 giorni metto la stessa cosa. Un jeans e una maglietta. Dun dun dun. La faccia acqua e sapone. Che utilizzerò per uscire. Quindi un jeans, una maglietta per uscire. Mutande, ma me ne porto tipo due paia di slip. Le lavo, le sciacquo, le asciugo. Facciamo 3 ma per sicurezza, le mutande non sono mai troppe. E basta, spazzolino, dentifricio, olio di cocco, stop. Quindi dovrebbe starci tutto. E nel frattempo, ragazzi, sono le 7. Io sono sveglia dalle 4:30. E cosa ho fatto? L'unica cosa che ho fatto è il divano. E poi, boh, guardavo il vuoto, contemplavo. No, ho messo a posto, proprio piegato due cose che erano sulla seta stiro. Alle 8 arriva l'insegnante di yoga. Io volevo dare la passatina veloce al bagno, chiedo per lei, giustamente, se utilizza il bagno. Gli preparo il suo asciugamano, vabbè, sposto qui e poi dopo posso sistemare casa e preparare pranzo, ma mi sono ricordata che invece questa mattina viene la mia amica, quindi oggi a casa non so cosa farò. Anche perché, ragazzi, quando poi arriva mezzogiorno, per me, boh, la giornata, per me la giornata dopo pranzo finisce. Anche quando stavo a casa, che non lavoravo, per me la giornata, non lo so, cioè finisce la mattina, finisce la giornata. Io il mattino che riesco a prendere, pulire, lavare, stirare, cucinare, una volta finito il pranzo, basta, non riesco a fare più niente. Cioè, dovessi davvero contare le volte che, basandomi sull'anno scorso, io mi sono messa a pulire il pomeriggio, forse saranno 3. Non so come mai. La mattina loro in bocca. Però adesso una cosa che faccio è mettere dentro questo, perché tra un po' si inizieranno ad accendere le stufe, altrimenti mi si impuzza tutto. Ma ragazzi, che forse sta iniziando ad arrivare il bel tempo. Io ho fame. Questa mattina ho fatto una gran cagata, nel senso che sono andata a interrompere il digiuno perché ero sovrappensiero e non ci ho pensato e mi sono fatta ho messo lo zucchero nel caffè. Quindi mettendo lo zucchero nel caffè sono andata ad interrompere le mie 18 ore di digiuno. Va bene ragazzi, meglio che mi do una mossa, perché se continuo ancora a tergiversare, procrastinare con voi al telefono, finisce che tra un'ora davvero arriva l'insegnante, devo ancora lavarmi, spostare il tavolo, mettere via le cose e preparare tutto. Sinceramente l'unica cosa che farei adesso in questo momento è quella di andarmene proprio a letto a dormire. Ho davvero sonno, non so se è il cambio di stagione, quindi lo sto accusando tipo 2 settimane dopo, però ho sonnissimo. Poi vabbè, c'è da dire che sono sveglia già da più di 4 ore ormai, quindi sicuramente anche quello.
ogni modo, 7:30, già tutto pronto e sono anche riuscito a dare una veloce passata al bagno. Io non so se state patendo anche voi il cambio di stagione, io lo sto patendo davvero tanto. Allora, devo solo più che legarmi i capelli, mettermi la fascia, andare un pochettino ad idratare il viso perché sento la pelle secca che tira. Dopo la doccia dovrei anche idratare un pochettino il corpo, cosa che non mi viene da fare. Io ho una voglia di comprarmi quei patch e tutte quelle maschere che si mettono, che, oh, che meraviglia. Proprio voglia, come bambini, no? Quando vuoi qualcosa, ecco quello. Solo un po' di olio in viso, ragazzi, perché ho la pelle che mi tira. E quindi vi stavo dicendo, davvero voglia, ogni tanto mi piacerebbe mettermi lì, prendere dei patch da mettere sotto gli occhi, oppure fare tutte quelle belle maschere che vendono, che vedi in giro. Solo che ho provato a farne due. Cioè due, più di due. Negli anni ho cambiato davvero marche su marche su marche. Tutte lo stesso effetto. Cioè con tutte mi gonfiavo. Non ce n'è stata una che non mi abbia dato reazione. Però c'è da dire che mia nonna, fino a quando è vissuta, lei non ha mai usato niente. E lei lavava la faccia solo ed esclusivamente con il sapone, quello che faceva lei. Non credo neanche si mettesse crema in viso, perché faceva lei il suo sapone all'olio. Aveva la pelle liscissima, cioè mia nonna non aveva rughe per l'età che aveva. Bene, basta farvi perdere tempo, che già ci sono io che lo perdo. A più tardi. Qui dobbiamo ancora provarlo. Come dobbiamo anche provare un pacco che mi è arrivato, che ha ritirato mille, che ho subito aperto senza di voi, e che è, poi ve la farò vedere bene, una bellissima etichettatrice, piccolina e quindi anche portatile. Così possiamo andare ad etichettare tutto. Adesso io intanto mi bevo caffè, mi preparo perché è già quasi tardi. E vado a lavorare e ci aggiorniamo direttamente domani perché oggi alla fine non ho filmato. Ho finito yoga, poi appunto è arrivata la mia amica, ha preparato pranzo e poi appunto Mire si è riposata, si sta riposando, ma tanto adesso si deve svegliare perché anche lei deve tornare a lavorare. Io mi bevo il mio caffè che sarà già bello che freddo. Nel frattempo sì, ci aggiorniamo domani, che è meglio. E buon giorno. Buongiorno non è. Stanotte ho dormito malissimo. Mi sono nuovamente svegliata alle 4. Sono stata fino alle 6 sul divano. E poi ho detto no, Erika, torna a dormire perché sennò oggi poi la giornata diventa lunga. Quindi mi sono riappisolata, mi è stato tutto un dormiveglia fino alle 8, adesso sono le 10 meno un quarto e non ho ancora fatto niente. Se non, come al solito, mettere fuori piumone e cuscini. Il fatto è che questa notte, ieri sera, ho detto a Mire, riproviamo a tornare a letto. E quindi ho dormito di nuovo malissimo. Questa mattina avevo tutti gli occhi gonfi, sono riuscita a sgonfiarli, acqua fredda, ho messo i due cucchiaini nel freezer, cercavo delle patate che non ho da mettere sugli occhi, adesso il gonfiore è andato via, però proprio male, cioè mi fa male il bulbo oculare dietro l'occhio addirittura. Vabbè, comunque, fa niente. Dovrò farmene una ragione io per questi 9 anni che staremo ancora in questa casa. Dormirò sul divano, boh, cioè non c'è proprio altra soluzione. In realtà vorrei pulire casa questa mattina perché la voglio pulire.
anche se basterebbe solo mettere in ordine le cose che ci sono e la casa è a posto. Fare giusto il letto, mettere via i pigiami, mettere via i costumi che nel frattempo sono stati lavati e che ci vanno. A me va piccolo il reggiseno, ma fa niente, va bene, piccolo per i miei standard. E poi ho due cose da ritirare e altre due da lavare che sono lì per terra. In compenso abbiamo già stirato anche oggi. Ma prima di ogni cosa, un pochettino come fanno i bambini, voglio provare l'etichettatrice. Istruzioni che sono scritte in inglese e in cinese. Vediamo di capire qualcosa in inglese. Questo si tira su e tiro fuori la linguetta. E mettiamo questa. E qua ci siamo. E voilà. Scaricare l'applicazione. Che si scarica come? Boh, inquadrando qua. Installo. Quindi ricapitolando, l'abbiamo aperta, abbiamo tolto questo e abbiamo tirato fuori la linguetta. Scarichiamo l'applicazione, apri, consenti perché funziona tramite Bluetooth, non tracciarmi, grazie. Collegare la stampante, che sarebbe questa la stampante. Collegare, connessione. La stampante inconnessa, che velocissimo! Fare doppio clic per modificare. E adesso scriviamo. No, vabbè. Allora, richiudiamo. Quindi ho scritto formaggi. Adesso cosa faccio? Stampa. Suggerimento: se si utilizza la funzione di stampa di etichette e se il rotolo di carta viene per evitare verificare più nei seguenti passaggi. Estrarre l'estremità. Fatto. Proviamo? Andiamo? No, vabbè. Adoro. Qua c'è il tastino, quindi taglio. Doppio clic per scrivere. Ma no, ragazzi, ma è troppo carino. Ma come mi gusta questa cosa? Mi gusta tantissimo. Non guardare il casino, eh. Me li metto sopra, sotto, sotto, mi piace di più. Sotto non c'è il caso perché non è il caso perché li vedo, però qua tipo che magari non li vedevo quando cambio. È carino, però mi sa che adesso mi metto a etichettare tutto perché mi piace assai. Eccolo qua, classico cavo di ricarica, ormai è un po' come in tutte le cose che compri, non c'è mai l'adattatore quello che va alla presa, ma ormai tutti i cavi sono così. Qui lo attacchi al tuo coso del telefono, piccolina, portatile, e ti dice anche appunto la percentuale che hai di batteria. Ovviamente io che sono come San Tommaso sono andata su Amazon e quindi viene, ah, tra l'altro il più venduto, viene 36 euro. Le etichette vengono 20 euro, 19,99 e ce n'è 3. Mi piace, carina, 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 carina. E poi appunto è bella perché è portatile. Da qua al prossimo video avrò tutta la casa etichettata. Ma tanto come al solito, come ogni cosa, vi aggiornerò poi nel tempo. Ad ogni modo, qua sotto nell'info box ci saranno tutti i link. E adesso ci rimane che da provare il super scracchio che ancora non abbiamo provato. Allora, primo step per il primo utilizzo, immergerlo in acqua tiepida e sciacquarlo. Sciacquarlo da eventuali residui. Grazie.
c'è scritto di strizzarlo molto molto bene. In modo che rimanga praticamente umido, quindi senza acqua e senza detersivi, e andiamolo a testare. Ho fatto una bella impronta sul televisore. Si vede solo il casino dietro, non si vede l'impronta sul televisore. Vediamo se mi metto così. Così si vede? Sì, si vede. E qua. Adesso aspettiamo che asciughi. Vabbè, l'impronta è andata via. Adesso aspettiamo un po' che asciughi e vediamo se effettivamente non lascia aloni. Facciamo la prova del 9 con i vetri. Qua c'è ancora neve sulle montagne. Sempre un po' difficile far vedere. Si sta asciugando qua sopra, no, non si vede. Proviamolo dalla parte esterna. Non vedo neanche un alone. Allora, andiamo a fare il vetro fuori. Devo andare a prendere il palo Swiffer e le ciabatte, perché sono scalza. Eccomi qua. Allora, ciabatte, vedete? Questo. Lo recupero, tu lo passi solo una volta il panno. Io insomma lo tengo anche per 1 o 2 giorni lì, poi vabbè, dipende da quanto è sporco, ovviamente. Profuma tantissimo di limone, io ho sempre i panni quelli là che avevo preso umidificati, che ne uso proprio uno ogni tanto perché non mi trovo tanto bene. Allora, ragazzi, andiamo a farci un giro fuori. Fatica. Io direi che, cioè, aloni effettivamente non ce n'è, abbiamo utilizzato solo acqua. Mi gusta, mamma mia, che fiatone che ho. Sì, sono soddisfatta. Adesso lo rilevo, faccio la parte interna e faccio che fare quel vetro, ormai li faccio tutti. Oh yes.
Si vede? No, non si vede. Una volta finito di utilizzare, come si fa con tutti i panni, lo lavi e lo stendi. Non lo devi mettere via né piegare, umido o bagnato, ma un pochettino come si fa con tutti i panni. E io l'ho lavato a mano sempre con l'acqua, invece c'è scritto che nel caso fosse sporco, di lavarlo con un detergente neutro. Io lo terrò proprio solo per i vetri, non lo utilizzerò peraltro perché si può usare davvero dappertutto. Secondo me luciderà anche benissimo l'acciaio, quindi il piano cottura, però non voglio sporcarlo e quindi lo tengo proprio solo per i vetri. Approvato. Dalla mia solita angolazione, dal nostro solito orario, 2:15, lì ci sono i miei blocchi perché ho fatto un po' di esercizio anche in tutto questo tempo che non ho filmato. Lì ho messo su del sugo con le costine per domani a pranzo, sperando che non si bruci mentre anch'io mi appisolo con tanto di caffettiera già pronta per dopo. Qui abbiamo un piccolo grande furettino che si è già appisolata perché ha già lavorato questa mattina e deve nuovamente rientrare. Ed io adesso farò la sua stessa medesima cosa, tanto sono le 2:15, quindi riposo anch'io mezz'ora, poi doccetta e poi si va a lavorare. Nel frattempo che ho fatto un lavorone, e non so se te ne sarei accorta, forse te ne starei accorgendo adesso che te lo dico, ho fatto come mi avete consigliato, perché visto che ci sono delle nuove iscritte e grazissime e benvenute in casa nostra, sono partita dal primo video dell'anno e li ho numerati, perché le nuove iscritte mi hanno scritto: Erika, sto guardando tutti i tuoi video a retroso, però le volte, cioè non è che se tu vai su YouTube te li dai in ordine, devi proprio andare sul canale, poi cliccare video e da lì in automatico ti escono in ordine. Quindi quello che ho fatto nel contempo che non ho firmato è stato quello di ripartire dal primo video dell'anno, quindi sono partita dal video di Capodanno e li ho numerati tutti. Così, sono in ordine, anche perché magari alle volte parlo di una cosa, però chi vede un video magari non ha visto l'altro e quindi non capisce, è così. Visto che ormai i miei sono videovlog di reale vita quotidiana, così magari appunto per chi, come queste due persone che mi hanno scritto, li stanno guardando dall'inizio, almeno capiscono un pochettino quella che, di cosa sto parlando. Ecco. Va bene, ragazzi, perché siamo tutti dei ragazzi. Io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine di questo mio normalissimo videovlog di quella che è una semplice giornata di vita quotidiana. Le mie giornate sono praticamente uguali, fatte da routine che giorno dopo giorno si ripetono. Un pochettino credo come in tutte le case, non ho grossi colpi di scena, a meno che se non vinco il super enalotto, ma anche lì ve lo dirò. Io vi mando un abbraccio grande, vi ringrazio per esserci sempre e vi ringrazio di farmi compagnia, perché voi a me fate la compagnia con i vostri commenti e anche e soprattutto con i vostri consigli. Quindi grazie per esserci sempre, anche quando magari ci sono delle giornate noiose tipo questa, dove faccio sempre le stesse cose. Io vi mando un abbraccio grandissimo, vi auguro un meraviglioso fine settimana, un felice weekend, rilassati, divertiti e soprattutto abbi cura di te. E noi a questo punto mi sa che ci vediamo lunedì direttamente in volo. A lunedì. Ciao.